Sfida è controllata con Lino, la vincitrice, Giulia Lorenzoni e Carla Mangiarotti. Cominciamo con la signora Lorenzoni, che è di Brescia e tira di schema da diverso tempo. Ha fatto due Olimpiadi, quella che la prossima di Montreal sarà la terza Olimpiadi che farà. Con quali prospettive noi andremo alle Olimpiadi? Ma noi andiamo alle Olimpiadi con la prospettiva di entrare in zona medaglia, sia nella gara individuale sia nella gara squadra. Pensando soprattutto alla Collino, alla sua collega che è a sinistra. Ecco, ieri sono stato a vedere il piano di schema e si discuteva tra il pubblico se la schema è uno sport femminile o no. Cioè, si può conciliare la femminilità con gli assalti che fanno tipo le guida, le giurni prima quando... Ma lei ha visto la nostra gara, no? Sì. Giudichi lei. Perché si possono conciliare le due cose. Sì, si possono benissimo conciliare le due cose. Sì. Consolata Collino è un nome... È un botto, visto che sono l'unica femmina venuta dopo due figli maschi, mia madre molto religiosa lo desiderava molto, ha fatto il botto alla patrona di Torino, mi chiamo Consolata. Ecco, voi con i vostri successi, perché il Collino adesso, con i prima, la Irene Camera ancora prima, è stato molto pubblicità per lo schermo, sono molti praticanti di schermo in Italia. Ma io penso siano circa 5.000 o 6.000 iscritti, adesso non lo so di preciso. Comunque sono molti bambini che cominciano presto, 8-9 sì. Anni. E soprattutto c'è stata un'affluenza alle pedane, alle sale, dopo le Olimpiadi di Monaco, dopo le due medaglie d'oro che abbiamo vinto. Ultima domanda per Carlo Mangiarotti, ecco, un cognome molto importante nella schema. Mangiarotti, ma lei ha fatto schema perché l'hanno costretto o vi è piaciuto? No, ho subito un po' l'influenza vivendo in casa con padre e nonno, lo zio, per cui però sì, mi è piaciuto, infatti l'ho scelta, eccellenza classica. Mi danno molti consigli i suoi parenti importanti. Sì. Grazie, dobbiamo concludere qui e ringraziamo, auguri per voi, per la schema italiana alle Olimpiadi. Abbiamo dei tabelloni per chiudere, sì, la colonna del TTIP, prima corsa Roma-Trotto non è stata disputata, seconda corsa Firenze, primo Paganella 2, Sicureto 1, terza corsa Trotto-Palermo, Porfiria X, Pompask 1, quarta corsa Milano-Wilman 2, Zarathustra 2, quinta corsa Padova, Gens-Capra 2, Lutero 2, sesta corsa Trieste, Hertz 2, Meco 1, le quote del TTIP. Vincono 10 punti 2.450.000 lire, i 9 punti vincono 74.700 lire. Adesso la schedina di domenica prossima, giocheranno Bologna Ascoli, Como Cesena, Fiorentina Cagliari, Milan Lazio, Perugia Napoli, Roma Inter, Sampdoria Juventus, Torino Verona, Avellino Ternana, Le Rosse Vicenza Foggia, Novara Genova, Pistoiese Parma, Salernitana Bari. Per concludere la segnalazione dei colleghi della stampa per la festa della settimana, vediamo che Franco Melchiori dell'Alto Adige ha votato per Bieler, Sergio Toscani del Corriere Adriatico per Antofermo, Enrico Minazzi del Giornale per Bieler, Franco Assini del Mattino per Antofermo, Giancarlo Simonte del Popolo per Antofermo, Fabrizio Zenobi del Resto del Casino per Bieler, Laureano Gonzalez del Giornale d'Italia per Antofermo, Enrico Preschi della Notte per Gross, Gianni Pietro Santi dell'Ora per Antofermo, Giovanni Capponi della Stampa per Bieler, Matteo Biaggi di Stadio per il Cesena, quindi Antofermo, che ha conservato il titolo europeo dei Medi Junior, è l'atleta della settimana con 5 segnalazioni. Signore e signori, vi auguriamo la buonanotte e arrivederci a domenica prossima.